Questo TGDO è offerto da Deliziosa e da Maniva. MD, 100 milioni di euro per il nuovo polo logistico di Bergamo. Coop, la MDD, incrementa la propria quota di vendita. Agras si fonde con l'americana Whitebridge Pet Brands. Lidl diventa armatore e vara la Tailwind Shipping Lines. Pradera, un investimento da 360 milioni per i retail park. Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna, realizzato da Edizioni DM in collaborazione con l'emittente Giornale Radio. Scopriamo insieme le principali notizie che anche questa settimana hanno interessato il mondo del retail e del largo consumo. È stato inaugurato ieri da MD il più grande polo logistico italiano di una catena discount. Il retailer, infatti, ha investito circa 100 milioni di euro per l'hub bergamasco di Cortenuova, che occupa 45.000 metri quadrati di superficie su 112.000 coperti e 40.000 posti pallet. Il sito è dotato di tecnologie adeguate per movimentare merci destinate a 220 punti vendita e nel polo lavorano 450 persone, tra magazzinieri, impiegati e tecnici. Il terreno è stato acquistato all'asta fallimentare di una vecchia acciaieria in un'area abbandonata da 15 anni e bonificata a pochi chilometri dalla Brebemi. Il prodotto a marchio come salvagente per i consumatori che si trovano a dover affrontare la crisi dei prezzi, innescata prima dalla scarsità di materie post-pandemia e poi dalla guerra in Ucraina. È questo il pensiero che ha accompagnato Coop a marca 2022, la cui private label ha raggiunto una quota che si aggira intorno al 30%, con un fatturato di circa 3 miliardi di euro. Continuano a registrare performance positive, infatti, le linee Vivi Verde, Fiorfiore e Bene Sì, che crescono a doppia cifra. Bene anche la linea Origine. L'azienda americana Whitebridge Pet Brands, specialista nella nutrizione naturale per cani e gatti, si è fusa con la genovese Agras Pet Food, entrambe di proprietà di una private equity con base in Belgio. La nuova organizzazione opererà sul mercato con la denominazione del ramo statunitense. Agras ha chiuso il 2021 con un fatturato di 118 milioni di euro, che diventano 130, aggiungendo quello sviluppato da Cerere Produzione. Whitebridge, invece, ha realizzato ricavi per 155 milioni di dollari. Lidl è diventato armatore e ha siglato contratti con alcuni scali merce portuali e noleggiato 4 navi. La nuova compagnia, dal nome Tailwind Shipping Lines, è stata registrata ad Alicante, dove ha sede l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale che si occupa dei marchi e brevetti di tutti i paesi comunitari. La prima opzione era quella di acquistare un operatore marittimo già esistente. In seguito è stato raggiunto un accordo per il nolo con il gruppo Peter Dole, colosso delle navi con sede ad Amburgo. Pradera, grande investitore e asset manager del mondo del retail con base nel Regno Unito, ha siglato un accordo con la compagnia finanziaria tedesca Aareal Bank per il rifinanziamento del proprio veicolo di investimento paneuropeo specializzato nei parchi commerciali. La società beneficiaria è PERP e l'acquisizione è stata originariamente finanziata da una combinazione di capitale raccolto da investitori terzi e da una linea di credito quinquennale, la cui scadenza era prevista a maggio 2022. Bene, anche per questa settimana è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna. Grazie. Questo TGDO è stato offerto da Deliziosa e da Maniva.